Da sud e da nord, l'esercito iracheno, sostenuto a terra dalle milizie sciite iraniane, in cielo dai cacciabombardieri della coalizione internazionale, sta stringendo la morsa attorno a Mosul, il bastione iracheno del cosiddetto Stato Islamico. L'avvio dell'operazione per riconquistare la seconda città del paese da oltre 2 anni nelle mani del califfato sembra ormai imminente, anche perché la popolazione di Mosul vive una condizione difficilissima, come racconta questa donna che è riuscita a fuggire, ma ancora tutta la sua famiglia bloccata lì. Per questo chiede di non mostrare il suo volto. They live in a disaster situation. La situazione è disastrosa e sta peggiorando ulteriormente. Gli uomini vengono costretti ad arruolarsi per andare a combattere. Se rifiutano, vengono uccisi. Lo stesso vale per i ragazzi, anche minorenni. In città non c'è lavoro, ma tanto anche chi lavora non viene pagato. Non ci sono i soldi. Quelli dell'ISIS uccidono chi prova a fuggire. Ora c'è paura perché tutti si chiedono cosa succederà, se saranno costretti a fuggire, ad abbandonare le proprie case. Non c'è nessuna speranza nel futuro. Un assaggio di quello che potrebbe succedere con l'operazione militare contro Mosul lo si sta già avendo in questi giorni. Dai villaggi che l'esercito iracheno sta via via liberando stanno fuggendo migliaia di persone. Si tratta per lo più di musulmani sunniti che denunciano le violenze subite dalle milizie sciite iraniane. Muanad viene dalla zona di Diyala, è sunnita ed è stato costretto a fuggire proprio per le violenze delle milizie sciite. Puoi essere arrestato o ucciso per qualsiasi motivo, soprattutto se lavoravi per il governo o per l'esercito. Mio cognato lavorava con le Nazioni Unite. Un giorno sono venuti i miliziani e se lo sono portato via. Di lui non abbiamo più notizie, fino a quando non abbiamo scoperto che era stato ucciso. E poi mio padre era nell'esercito di Saddam. Ci hanno minacciato e siamo dovuti fuggire. Quando sono arrivato qui, ad Ankawa, non conoscevo nessuno, non avevo amici e non parlavo neanche il curdo. Però ho trovato delle persone che mi hanno aiutato. Incontriamo Muanad in questa palazzina alla periferia di Ankawa, sobborgo a maggioranza cristiana di Erbil. Qui l'organizzazione non governativa italiana, Un Ponte Per, tiene corsi di formazione per i ragazzi, sunniti, sciiti, cristiani, un modo per cercare di superare le divisioni settarie che stanno lacerando il paese. Direi che è il paese del Medio Oriente che ospita più minoranze e con l'arrivo di Daesh i conflitti religiosi ed etnici sono peggiorati. La maggior parte dei ragazzi con cui lavoriamo qui sono ragazzi che vengono da minoranze cristiane, yazide, musulmane e molti di loro sono dovuti scappare dai loro paesi di origine sia per l'arrivo di Daesh ma anche per altri conflitti tribali o etnici, ad esempio possiamo pensare al conflitto sciita-sunnita. Molti di questi ragazzi sono ragazzi che hanno dovuto per esempio abbandonare gli studi da un momento all'altro, sono ragazzi che hanno perso membri della loro famiglia, sono ragazzi che hanno vissuto esperienze di forte violenza nella loro vita, seppur molto giovani. Quindi spesso quello che loro vedono come unico futuro possibile è anche quello di scappare in Europa, scappare in Italia. Quello che noi invece cerchiamo di fare qui è costruire giorno per giorno una realtà che sia diversa.